Per noi è importante come scuola che coltiviamo anche il senso della memoria da tanti anni, permettere ai ragazzi di interrogarsi sul perché e sul come certi fenomeni vanno compresi e affrontati. Abbiamo abbracciato questa esperienza dell'associazione di scuole insieme al Comitato 3 Ottobre per far sì che eventi come quelli del naufragio del 2013 e purtroppo anche i naufragi successivi non vengano dimenticati e siano monito per tutti per cercare di capire meglio i fenomeni migratori e capire come i popoli hanno bisogno di integrarsi tra di loro per creare le condizioni dell'accoglienza reciproca. È lo sforzo che facciamo a scuola cercando di integrare ogni giorno ragazzi con diversità e differenze che li connotano, e a maggior ragione vogliamo rendere i nostri ragazzi consapevoli dei fenomeni anche globali e planetari come quelle delle migrazioni. Il fenomeno della migrazione è una bruttissima cosa che accade ogni giorno sulle coste lampedusane e che spero finisca presto. Abbiamo parlato di cuori, di abbattere confini, ma noi puntiamo all'accoglienza e all'integrazione e speriamo appunto che queste guerre finiscano presto in modo da dare pace a tutti questi uomini, che, donne e bambini che rischiano la vita ogni giorno in mare a causa di questi avvenimenti. Diciamo, la situazione non è cambiata, le persone continuano ad arrivare, parlo di persone, quindi bambini, donne, uomini, non numeri, perché sono delle persone che purtroppo spesso perdono la vita in quel nostro mare, il mare che ci appartiene, qua che vediamo sotto i nostri occhi, Mare Nostrum, che purtroppo è diventato un cimitero a cielo aperto, nella totale indifferenza di chi invece si gira dall'altra parte e non dà quell'attenzione a queste persone. Purtroppo queste persone ancora oggi, ecco, gli viene rifiutato questa possibilità di arrivare regolarmente in Europa attraverso i canali regolari, attraverso quelli che sono i corridoi umanitari, e invece, ecco, vengono costretti a imbarcarsi in queste avventure, in questi tragitti, in questi viaggi così come dire pericolosi, non ultimo quello del nostro mare, in cui purtroppo spesso i naufragi perdono la vita. Ecco, quello che si sta facendo oggi qua ad Agrigento, che spero che, ecco, possa essere ripresa e quindi possa fare in altre, questo serve proprio per parlare di quello che succede, fare sapere quello che succede, soprattutto fra i giovani, i ragazzi che sono veramente impegnati, che sono molto sensibili, sicuramente più sensibili di noi, e se lo vediamo attraverso i lavori che fanno, e quindi, ecco, sono loro che devono, ecco, creare una grande rete, cercare di sensibilizzare e magari, ecco, aiutarci a noi che ci battiamo per questo a trovare le soluzioni per risolvere questo tema della migrazione. È proprio quello di, attraverso le persone che sono diventato, io penso di essere il frutto della buona accoglienza, non l'accoglienza fatta di teorie, di leggi, di fogli di carta, ma quella concreta, attraverso l'amore, attraverso il rispetto reciproco del prossimo, attraverso il confronto, che attraverso il confronto noi possiamo capire e conoscere le esigenze di chi ci sta davanti, anche attraverso la coscienza della cultura. Quindi io attraverso me cerco di dimostrare la realtà dei fatti, non la realtà che dicono i politici, perché questa non deve essere una battaglia politica, ma una propaganda umana.